Ben trovati, veterani della campagna di Persia. Stiamo tornando a casa dopo questo inferno di montagne paragonabile solo all'Afghanistan. Dio santissimo e benedetto, non mi sono accorto che lo nemico è leggermente entrato verso il Moj, ma sta subendo il fatto che qui dei rifornimenti per loro non ce ne stanno. È il 18% di attrition e siamo a posto. Non sarà troppo difficile buttarli fuori, ma non dobbiamo preoccuparci perché ora le truppe stanno confluendo mentre parliamo verso le nuove posizioni. Adesso pian piano le facciamo. Dall'altra parte siamo riusciti a costruire ben due forti e a sistemare un pochino la situazione. Ora, comunque, siamo a un difetto di furgoni che andiamo adesso a creare. I fucili finalmente ci stanno, quindi in verità si potrebbe anche abbassare leggermente la produzione nonostante questa cosa qua. L'artiglieria e le macchine ci sono. Ora noi ci focussiamo sulla produzione di... No, togliamone due qua, uno alla volta, vediamo quanto... Ok, due, perfetto. Di aerei, che ci manca l'alluminio, ma lo andremo a comprare per quello che è. E a quanto pare ci manca anche la gomma in questo caso, che anche lì vorrei arrangiarmi, ma tant'è. Questi qua adesso saliranno da soli, quindi facciamo un bel acquisto di alluminio e gomma e siamo a bolla. Partner commerciali forever, amico mio, e per la gomma purtroppo partner commerciali forever, amico mio. Tungsteno si attacca al cazzo come al solito. Per quanto riguarda le navi, le stiamo facendo, quello lì non è niente, frega cazzi. Allora, l'idea è questa, noi non sappiamo fare le invasioni navali, ma lo stiamo imparando. Stupidamente, eccolo qua, transport ship, 123 giorni, ci vorrà veramente poco. E lì poi, visto che abbiamo il dominio sui mari, inizieremo a martellare Alessandria, Derna, forse Bengazi, ma non credo. E aspettiamo. Da questa parte qua di fronte sarà più che altro finire la ricerca della logistica, darla ai cammelli, switchare tutti i cammellari da questo lato qua con logistica e macchine e poi tentare il push da lì quando siamo a posto. Per il resto io mi posizionerei su quel fronte qua, lascerei per lo Yemen, difenderei solo oltranza qua in Yemen fino a quando non la piantano di fare forse attacchi in mezzo al deserto. E continuerei a martellare l'Egitto e solamente l'Egitto. E adesso che abbiamo fatto anche questa faccenda qua, facciamo ancora due forti per assicurarci lì di avere una posizione salda. Finito quello, manderò in cima, ma già adesso un depot, poi la ferrovia la facciamo arrivare dopo. E costruiremo più o meno qua per dargli un attimino di provviste. E poi pian piano inizieremo a pushare. Io non so quanto dureranno, io penso che gli attacchi a terra inizieranno fra un po', ma novembre del 39 penso almeno 3 mesi di preparazione per il fatto che arrivino le ricerche, che inizio a mettere con l'esperienza le situe tutti e a fare quello che c'è da fare quello. Siamo quasi in arrivo anche col political power per la prima volta nella nostra vita e la stability forse andrà allo 0% fra poco. Quindi questo è il setup della nostra nuova cosa. Ovviamente non ho tolto tutti da qua dietro perché non si sa mai. 8 divisioni con gli alpini rimarranno qua dietro e altre 8 andranno qua sopra. Ho rifatto anche delle altre divisioni finalmente con i cannoni e un po' di armored car. E poi rimangono il nostro zoccolo duro di divisioni base cancro colera, che però metteremo qua al posto dei cammelli che, come ho detto, sposterò dall'altra parte. Questo è, signori. Ci vediamo fra qualche mese, a meno che non succeda qualcosa di strano. Io, uno non può vivere in pace. Appena abbiamo finito la guerra con la Persia, ovviamente arrivano i russi e ci fanno: vogliamo l'Armenia. Perché vogliamo l'Armenia? Perché lì sono dei cristiani e noi proteggiamo i cristiani. E lì ci sarà la democrazia e noi faremo sì che loro avranno elezioni libere e li proteggeremo e bla 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 bla. Quante minchiate. Come dice il nostro consigliere, questa qua è tutta un carosello finto, in verità è solo imperialismo. Però, dice, la situazione è grave, potrebbe scalare immediatamente se non facciamo qualcosa. E fare qualcosa vuol dire cedere l'Armenia fino a Kars. Io ne ho più il cazzo, ragazzi, quindi fottetevi. Meno 50 political power, prendetevi Kars, prendetevi quello che volete, prendetevi le macchine, fate quel cazzo che volete, non l'avete neanche presa. Non lo so, vedrete voi, io accetto i termini.
Tanto l'impero giapponese si è acceso, facciano quello che vogliono, se lo vogliono prendere che è solo un pezzettino di terra di merda. Il giorno che allungherà le mani su qualcos'altro di mio e io avrò finito qua, se avrò finito qua, si devono preparare perché gli si apre un altro cazzo di fronte lì sotto. E visto come sta andando la Germania da quel lato qua, amico mio, stai ben attento perché questa me la segno e tornerò. E mi pare che tu non stai prendendo assolutamente niente, quindi non so, magari ci vuole qualche giorno, un mese per fare tutte le cagate del caso. Figli di puttana. Signori, siamo pronti, un po' più tardi di quanto avevo detto, siamo a maggio, ma la mossa rischi business è qua. Allora, intanto abbiamo costruito qui il nostro bellissimo depot e magicamente qua non c'è più nessun problema di alimentazione del cammello. Quindi si può fare. No, no, noi faremo la bastardata. Tenteremo di sbarcare qui e poi prendere Suez da dietro, questa regione qua. E lì so che non ci sono i depositi. O meglio, c'è questo qua di cose, ma poi dopo c'è quell'altro. Il punto è tagliare fuori tutti quelli che sono nel Sinai. Se la mossa ci riesce, buon per noi. Altrimenti sono cazzi amari. Dall'altra parte ci sarà il supporto del nostro esercito che spingerà lì. Devono essere solo veloci a sbarcare. Ok, Dalai Lama, c'hai i cazzi suoi, grandissimo Dalai Lama. So che lì c'è gente, ma so che lì a fianco non c'è gente ed è molto più pericoloso ovviamente sbarcare dove non abbiamo rifornimenti. I bastardi hanno messo i rifornimenti anche di là. E io però devo andare, anzi, tutti. Signori, partite con l'attacco di qua. E vediamo chi la dura la vince. Vediamo chi è che ce la duro e vediamo chi è che la vince. Uff, tagliati fuori, figli di puttana. Visto con quel posto, porca troia. Vediamo, vediamo adesso. Questo qua è anche Forter Buster, quindi ha bonus contro gli attacchi contro i fortini del 15% più un altro 5 di passivo. Adesso vediamo qua in mezzo come se la gioca lo nemico dell'ottomano. Lo nemico dell'ottomano. Perché sto giro qua siamo noi. Cosa state facendo voi? Gnari, gnari. Dovete attaccare. Parateli fuori. Cristo. Sapete come si gioca quel gioco qua? Allora, diciamo che questo è un pocket. Perché lo è all'effettivo. 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19. La mossa contro l'egiziano stronzo è stata fatta. Qua attaccano da due lati. Ma e che roba? Tu che ti stai muovendo? Sarebbe veramente una bastardata prendergli anche quell'altro lato. Appena abbiamo finito di difendere. Lo so che voi pensate di essere dei bei bimbi, ma noi abbiamo la marina dalla nostra parte, l'aviazione dalla nostra parte, vi abbiamo appena anche inchiappettato su questo sito da questa parte. Mi state suggerendo di esploitare la vittoria e caricare? Mi state per caso suggerendo di circondare, prendere il Cairo e tutto il resto? Mi state dicendo questo, ragazzi? Perché è questo che sento, eh? Bradley, hai fatto la stronzata, è venuta fuori veramente buona. Cioè, a questo punto perché non andare avanti e chiudere la partita? Avete quasi anche ragione, sapete. Penso che vi darò retta per questa volta. Attenzione, attenzione. L'esercito preso a brache calate egiziano. La caduta del Cairo, adesso Khaled Cairo. Oh oh! Un colpo alla botte, un colpo al cerchio. Viene giù tutto qua, non so neanche più che cazzo mi manca. Cosa che ci manca? Non lo so. Diamo te zio è già quello, cosa te ne frega? No, agli altri qua. Ma non lo so, fate quello che volete, va bene? Fate il cazzo che vi pare, ragazzi. E voglio godermela questa caduta di merda, Dio santo. Vai, vai, vai. Sì, amico del giaguaro, lì sei preso... Anzi, no, basta quello, basta quello. Basta... Penso IF... Oh mio Dio, se arriviamo qua tagliamo fuori anche questi praticamente dalla capitale. Qua però è un po' lunga. Allora, 1, 2, 3, 4. Sì, no, ci potrebbe stare. Verso... la Lamail, noi marciamo, marciamo. Verso la Lamail, noi li ammazziamo, ammazziamo. È pieno di egiziani che vanno al Cairo. No, ferma. Pinna quello stronzo. Urrà. No, tu dove cazzo vai?
Sì, sono un po' rincoglioniti i nostri, non fateci caso. Qua mi sa tanto di rischi business quello che sto facendo, ma veramente tanto rischi e tanto business. E che sono tanti. Ciao, cari. Treno, boys. Noi non lo facciamo. Vacca puttana, andate in treno fino... Vacca puttana! Il diretto per Baghdad mi dicono che è bello lontano, eh? Mi sta messo l'Egitto? Abbiamo visto giorni migliori, puttana Eva! Oh mio Dio, Alessandro è vuota! Cazzarola, è veramente un peccato che non possa spostare queste truppe qua così. Di qua tanto non avranno niente quegli rincoglioniti. Bombardateli. La caduta di Alessandria. Con questa vittoria avanziamo dentro l'Egitto. Se dovete leggere, prego, io non c'ho cazzi, ma fatto sta che qua la situ si mette in una maniera che non è molto, molto buona per il nemico egiziano. Attenzione, attenzione. Le prugne nel muso. Già. Vacca cane. Io qua non vi attacco perché non me ne frega assolutamente niente. Ma è stata un'operazione coi fiocchi per una cavolo di volta. A me strategic bombing non frega un cazzo. Escort efficiency. Facciamo questo. Bravissimi, bravissimi ragazzi. Veramente bravi, bravi, bravi. Oh mio Dio, guardate. Mi state facendo un piacere voi che non vi immaginate. Sì, 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 sì. Allora. Chabut, chabut, chabut. C'hai ragione anche te, ne? Qua, qua. Vai. Tutto quello che hai detto, sono contento anche per te. Riuscirò a cancellare solo quello? No, ho cancellato un sacco di roba. Allora. Eccoli che arrivano, eccoli che arrivano. Fast a difendere qua. Stanno tornando, ovviamente, ma tanto anche se arrivano dentro quella tile lì... No, no, cosa fai? Aliaio, giuro, la adoro. Grandissima IA, grandissima. Complimenti IA. Complimerda, davvero. Porca puttana, l'ha fatta di nuovo, eh. Accazzata. Adesso eravate già arrivati. Oh, siamo entrati per buco di culo. Va bene. La prendo come una vittoria ad ogni modo. No, quelli li salvano. Perché io non è che vado lì, non arriveremo mai. Quelli là li prendono. Ma l'importante è essere dentro. Sì, eliminiamo il grosso, eliminiamo il grosso. Dai. E quelli li hanno presi. Tanto la cazzata l'avete fatta ugualmente, non c'è problema. Eccoci qua, buono, il Cairo è difeso, siamo a posto qua. Voglio vederli soffrire, questi vigliacchi. Sì, mandate fin là in fondo e seccateli. Rafforziamo quello. Qua non dovrebbe esserci assolutamente niente se non gli arancio. E ora sapete che roba, a parte il fatto che voglio eliminare questo qua, ma già rotto i coglioni. Non faccio nessun focus per recuperare political power, perché sennò è invivibile davvero. Ah, vedo che di qua qualcuno ha deciso che non era più tanto bello fare il carosello. Allora sapete che roba, e play anche di qua. Andiamo avanti. Ma cosa stai facendo? Santo, tanti di lì. Tini. Buono. Dai, questo schiaccione qua. Dai con sto schiaccione qua, tutti nell'angolo del Sinai. Va a fare Mosè da un'altra parte, babao. Allora. Io faccio una roba. Voi... come fai a girarli così? Allora.
1, 3, 4, qua. Facciamoli situare un attimo. Guardate qua l'esercito egiziano, come siete bravi, come siete stati forti, ambiziosi e tutto il resto, vero? Pimf, pimf il cappello, faccio estrema difesa, oh mio Dio, pimf, 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 purtroppo, purtroppo, è andata così, dai. Non rosichiamo adesso, pimf, 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 ed è andata, cosa vi devo dire, è stato bello conoscervi, l'unica cosa, soltanto Egitto è lì per lì dal cadere e poi andiamo a prendere il giro pure con bastardo di lui, amen. C'è caso, l'unica roba adesso è questa qua e tanto non servirà, però abbiamo decriptato tutta la situ, abbiamo usato, sì, e voi spingete lì che io spingo sulle vostre facce, vediamo chi si stufa prima. Dov'è che è rimasta la loro ipotetica capitale adesso che Bengazi cade? Sì, lo so che ci sono i ribelli, ma fidati che la guerra fra poco è finita e noi si attacca. Dai, che sfondiamo. Nigo, nigo, gnago. Dai, ragazzi, fast forward. Madonna mia. Avevo già visto sta scena qua a Bengazi con tre divisioni che attaccavano su di una. Guarda un po'. Guarda un po'. Guarda un po' qua. Guarda un po'. Facciamo un pass. Un paio di volte. Take all. Take all. And turn. Ed è finita la guerra nel deserto, miei cari signori compatrioti. L'abbiamo finita esattamente a 0% di stability con ben 13 political power. E la sublime Ottoman Federation regna ancora una volta. La guerra non è vero che è finita, abbiamo ancora lo Yemen. Ma mosso cazzi dello Yemen, 1, 2, 3, 4. Pif. Pif. E vediamo un po' che fare. Madonna mia, che bello, ragazzi. Allora, fatemi dare un'occhiata a quanto siamo avanti nella puntata, che devo capire un attimino la situa. Ma forse abbiamo risolto il casino. In verità si può anche andare avanti per questa. Si può anche andare avanti per questa. Che cos'è che ci dà giusto per... Daily Political Power Game più 0,5, stability più 20%. Dio mio, il nostro vigoroso desiderio di riforma e di adattarci ha sempre avuto grandi problemi nell'amministrazione, perché alla fine dei conti le posizioni di spicco non andavano date per il merito, ma venivano date, perché andavano date per le conoscenze. E ora che lo nemico, finalmente lo Stato, non è più sotto assedio e abbiamo vinto, possiamo sistemare questi torti e mettere le persone giuste nei posti giusti per fare la cosa giusta. Iniziamo a riorganizzare il regno. Deus gratias in nominos patri. E visto come stanno andando le cose, e tutto, magari anche se esce fuori un po' più corto, non fa niente, perché questo è stato il più grande successo di tutto lo strazio della campagna, ragazzi. Quindi io sono contento così. Tra l'altro la Germania sta vincendo in Francia e in Inghilterra, io sono pronto a girarmi verso la Russia, no, non lo so, adesso non lo so. Prima comunque dobbiamo finire il nostro lavoro, il nostro albero talenti, qua focus e quant'altro, ma questo lo continueremo nella prossima puntata. Intanto vi saluto. Inshallah anche a voi. E alla prossima.